Valerio Scanu è stato ospite all'ultima puntata del programma domenicale condotto da Cristina Parodi ed i fan sono letteralmente esplosi sui social. Valerio Scanu, uno dei partecipanti del talent show Amici nel 2008-2009 e concorrente di Tale e Quale Show nel 2014 e L'Isola dei Famosi nel 2015, è stato ospite di Domenica in onda su Rai 1 in cui ha pubblicizzato il suo nuovo spettacolo musicale. Grazie alla sua presenza, la trasmissione è entrata tra le prime tendenze sui social e le fan su Twitter sono letteralmente impazzite alla sua presenza in televisione. Il cantante è stato presente per quasi tutta la durata del programma ed è stato particolarmente apprezzato sul web per la sua interpretazione del Mondo è mio, colonna sonora del film Disney Aladdin, con la giovane cantante Irene Callia. Ultima cosa rilevante, è la richiesta che i fan hanno voluto fare agli autori di Domenica in riguardo il vincitore di Sanremo 2010. Di cosa si tratta? Valerio Scanu da Cristina Parodi. Valerio Scanu è stato ospite nell'ultima puntata di Domenica in andata in onda oggi, domenica 10 dicembre su Rai 1. L'ex concorrente di Amici 2008-2009 Etter iniziato cantando il brano Per tutte le volte, che è scritto da Pier Davide Canone, anche lui ex Amici, nonché ultimo a duettare con Lucio Dalla Connania a Sanremo 2012 prima della sua morte, e con il quale ha vinto il festival di Sanremo 2010 condotto all'epoca da Antonella Clerici. La sua non è stata una partecipazione casuale, sia perché si parlava del prossimo Sanremo ed anche perché Valerio Scanu terrà uno spettacolo musicale natalizio la sera del 16 dicembre all'Auditorium Parco della Musica in Roma chiamato Valerio Scanu Christmas Songs. L'ex concorrente dell'Isola dei Famosi ha anche risposto alle domande della conduttrice Cristina Parodi. Presente in studio anche Platinette che, quando in passato ha espresso il suo parere su di lui, non ha risparmiato belle parole. Scanu ha scherzato con la drag queen affermando quando Platinette era a Sanremo io ero all'Isola dei Famosi per fortuna, sì. È parlato di eliminazioni ed in merito alla sua esperienza all'Ariston, il cantante sardo ha affermato. Le eliminazioni fanno soffrire. Il primo giorno ero il primo in classifica mentre il giorno dopo mi sono ritrovato ultimo. Presente, in collegamento anche Beppe Vessicchio. La richiesta dei fan alla trasmissione con l'ospitata di Valerio Scanu a Domenica in, molti fan, soprattutto ragazze, hanno letteralmente affollato Twitter con dei post di ammirazione e di affetto verso l'ex concorrente di Amici e Tale Quale Show. E soprattutto grazie a lui, che Domenica in è entrata tra le prime tendenze del portale social. Una notizia sicuramente positiva per Cristina e Benedetta Parodi, visto che il loro programma non sta andando proprio bene per gli ascolti e, chissà che con Valerio Scanu e l'assenza della concorrenza di Domenica Live di Barbara D'Urso su Canale 5, non si possa avere un aumento dei telespettatori. Inoltre, c'è stata una particolare richiesta da parte dei fan e delle fans sui social agli autori di Domenica in, ossia quella di rendere Valerio Scanu presenza fissa in trasmissione. Sarà presa in considerazione tale richiesta?